Paure più grandi, oltre sicuramente il divertimento, era proprio l'organizzazione, E le il tempistiche. coordinamento, perché noi abbiamo visto matrimoni in cui, Si ballava e arrivavano le esatto, portate. è successo a noi di Sì. persona, quindi lo possiamo raccontare, dove noi stavamo ballando e il secondo piatto non l'abbiamo neanche mangiato perché non ce l'hanno proprio servito al tavolo perché non c'eravamo, però non volevamo rinunciare al ballo e quindi è Sembrerà andata. una cavolata, però rispettare le tempistiche, organizzarsi con la cucina, con i fotografi, con tutto Cioè fare è tutto nel momento fondamentale, è giusto. fondamentale. Noi abbiamo fatto il primo ballo dove tutti abbiamo finito di mangiare e tutti si erano alzati. I fotografi che fanno i complimenti perché si Sì. sono organizzati bene con Francesco, La con la cucina, cucina è stato tutto Io impeccabile. infatti La non. gente ha mangiato, si è divertita. Con C'è Francesco, stato tutto. diciamo, questo era il mio ultimo pensiero, nel senso mi sono fidata, ci siamo fidati di lui e della sua organizzazione e in quel giorno, perché noi possiamo dire che la nostra giornata è stata piena di emozioni, È di correre a divertimento. destra, correre a sinistra, avere un pensiero in meno, forse uno dei più Sì. importanti, fa tanto, fa la differenza. Perché fidatevi, è un giorno in cui non riesci a stare dietro a tutte le E cose. arrivare a fine E giornata avendo il scegliere. rammarico che il matrimonio è stato organizzato con tempistiche sbagliate è la cosa più atroce, secondo E me. E scegliere ve ne appunto le. accorgerete il giorno dopo, sicuramente, se non la sera, Scegliere le se siete persone lucidi. giuste fa tanto. Tantissimo, sì.